Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row 2. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati le scorse puntate che abbiamo iniziato la prima missione di ogni gang, oltre ad aver fatto delle missioni per la Altor, ma quello è un discorso a parte. Mi sono cambiato vestito e devo essere sincero, questa era una cosa che effettivamente non ricordavo di Saints Row 2, ovvero la pochezza nel vestiario. Cioè c'è veramente poco tra cui scegliere. I negozi che vendono vestiti li vendono proprio brutti e c'è veramente poco di cui essere contenti dei vestiti. Cioè, guarda gli NPC, come sono particolari anche nel vestito. Ad esempio, questi pantaloni sono bellissimi. Non ce n'è uno che gli assomiglia come pantalone. Vabbè, ci sta ogni tanto cambiare vestito, però sincero, lo cambieremo forse poche volte, perché è difficile riuscire a trovare un vestito adatto. Dal 3 in poi si sono impegnati un sacco coi vestiti. Un sacco quei vestiti. Nell'1 e nel 2, diciamo, l'1 era comunque contestualizzato, il contesto più gangster, più trasandato. Mentre qua è un contesto, sì, un filino più fighetto, ma neanche troppo. Non ti dà soddisfazione mettere dei vestiti belli, perché non ce ne sono. In realtà, in live, ho scoperto l'esistenza di un centro commerciale nascosto. Ed ecco qui il centro commerciale della Altor. Io questo posto neanche lo sapevo esistesse, cioè, e sono anni che gioco a sto cazzo di gioco. Com'è possibile che non l'abbia mai scoperto che si poteva entrare qui? Allora, abbiamo una missione dei Sons, una missione dei Brotherhood e una missione dei Ronin. Il punto è, con chi iniziamo? Abbiamo anche delle roccaforti da prendere, per carità. Io inizierei a fare fuori i Sons of Samedi. Ti direi così. Oppure lasciamo scegliere al caso. Facciamo 1 Brotherhood, 2 i Sons, 3 i Ronin. Alexa, scegli un numero da 1 a 3. Ecco un numero tra 1 e 3, 2. Perfetto, ha scelto i Sons. Era destino che iniziassi da loro, a quanto pare. Oh, grazie ai Ronin che hanno fermato la polizia al posto mio. Vi devo un favore. Va bene, continuiamo con i Sons allora. Hey, what's up? I can't believe what they've done here. It's pretty classy, huh? Whatever. Strip club named TNA, that. Ah, qua c'era lo strip club. You find out what was in that lower dust shit. Science is hard. Anyway, like I was saying, I can't work it out, but I know someone who can. Who? It's a woman I met in prison. She knows more about this shit than I ever will. There's only one. What's the problem? È in prigione. She's still in prison. Great. Don't worry about it. I know how you're gonna break in. Samson, get over here. Sì, signora. Hey, Sean, I rigged up that bomb you want. Ottimo. You should probably hurry. Benissimo. Abbiamo una bomba che sta per esplodere. Ah, fantastico. Abbiamo solo 4 minuti per arrivarci. Non è meraviglioso? In questo gioco guidare una barca è molto difficile. Hanno un controllo veramente infimo. Non è neanche la prima volta che torno in prigione qui in questo gioco. Ci sono andato l'altro giorno per comprare la casa. Guardala lì, la mia casa. Ah, che bella. Che splende anche di notte. Quasi quasi dopo faccio un salvataggio lì. Shawnee, you mind telling me why I'm carrying a bomb? Effettivamente. The prison is powered by an old generator underneath the building. Take out that generator and it's lights out for the whole island. Ah beh, giustamente. Where is the generator? It's not like they gave me a tour of the place when I was in a coma. No. Getting to that, relax. Just swing around the back of the island and go there. Eccoci qua. It'll lead you to the generator. Thanks, Shondi. Eccoci arrivati. Porta la bomba al generatore. Speriamo allora che nessuno venga a romperci. C'è la polizia per caso? Mi sa di sì, Mi scusi, ma devo fare il mio lavoro. Ecco qua, speriamo che non ce ne siano altri. Please God, have Shondi be right. E ora dobbiamo aspettare 2 minuti che esploda? Oh, cazzo, un attimo. Penso di essere abbastanza in salvo qui, no? Direi di sì. Benissimo. È andata bene.
Perché devo farmi tutto il giro verso di qua? Vabbè, non importa. L'importante è riuscire ad arrivarci. Forse da lì faccio prima. È molto probabile. Visto che voi avete dei fucili a pompa, mi sembra giusto giocare con gli stessi giocattoli. Che ne dite? Voi usate un fucile a pompa? Lo uso anche io. Visto che nonostante tutto comunque è lento. Certo che le porte della prigione, oh, chiuse a chiave mi dicono, eh. Ecco qua, uno. Dai. Ecco qua, due. Ricarichiamo. Sì, ti piacerebbe. Ti piacerebbe usare una flashbang, vero? Ma stai buono. Mi sembra di esserci già passato da queste parti. C'è già una rivolta incredibile. Certo che ci vuole proprio un attimo per... Ci vuole proprio un attimo per far partire una rivoluzione, Se non sei il prigioniero che cerco, non mi interessi. Puoi anche morire per me. L'esperta di droga di Shondi, addirittura. Ecco qua. Belle rivoluzioni prigione, Ah, non ho più granate, è vero. Pensavo di averne ancora qualcuna. Allora, cambiamo arma. Giusto per cambiare ogni tanto. Devo passare di qua? No, eccola qui. Salve signora. What you say we get you out of here, Laura? A jailbreak? How exciting! Forte! Bellissimo! Grande! Ma quanto è storto sto tizio! Guarda quanto è storto! Dio mio, poveraccio! Eccoci qua. Ma io metterei ancora il fucile a pompa, giusto per... non consumare troppe munizioni. Ah, ma questo era il reparto femminile? Ecco qua, un po' di galeotti in meno nella società. Che è successo? Chi l'ha lanciata quella flashbang? Da dove poi? Vieni Laura, dobbiamo fuggire. Beh, è stato facile, devo dire. Sì, facile. Con un'evasione, giustamente. Da dove è uscito quell'altro poliziotto? Scusami un attimo. Vieni, Laura. Laura? Forza, forza, donna. Sei lenta. Laura! Ma porca miseria, dai, muoviti. Dai. Santo cielo, quanto sei lenta. Ecco fatto. Via sti poliziotti e via da questo luogo infame. Dove devo andare? Lì. È servita molto la macchia. Vieni Laura, sbrigati. Dobbiamo fuggire in elicottero, vieni. Laura. Santo cielo. Dai, vieni Laura, forza. Sei l'esperta di droga, non di armi, vieni. Vieni prima che ci abbattano, va. Laura, muoviti. Dai, quanto sei lenta. Forza, forza. Torniamocene in città. E allontaniamoci il più possibile dalla prigione. Addio stronzi. Can you drop me off at my house? Certo, tutto quello che vuoi. Dov'è casa tua? I still can't get over that it's you. This is so exciting. Oh, Laura. Can figure out what's in the sand stuff. Don't worry, sweetie, when it comes to drugs or snickerdoodles. Non ti biscotti. Ain't that the truth, baby? Toby. Toby. Thanks for bringing my pumpkin muffin back. You need anything? You let me know. Grazie, Toby. Laura about that.
In that case, you mind giving me and the wife some quality time? I'd like to have a belated conjugal meeting. Not at all. Vai tranquillo. Drug dealing mom escape prison. Vabbè, grazie. Un altro quartiere guadagnato, 6 su 45, dai. Piano piano ce la facciamo a prenderli tutti. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!